Buongiorno, allora oggi video unghie, quindi se non vi interessa video unghie, il video sarà a tema unghie, quindi saltatelo. Scusate, c'è un po' di disordine, ma qua è così. Cavalletti ovunque, gomitoli ovunque. Allora, oggi farò il nero. Non sono sicura neanche, non ho controllato. Vediamo se ho preso quello giusto. Sì, è nero. Il nero perché il secondo personaggio del video di Halloween ha le unghie nere. Ok, allora mi do una passatina di questa che non l'ho ancora fatto e cominciamo. Allora, non vi posso garantire un video pulito, lineare, senza interruzioni, perché a parte che devo mettere la legna nella stufa, anche se adesso sto morendo di caldo, ma solo perché sono appena rientrata dalla passeggiata con i cani, perché prima di uscire in realtà avevo freddino. Ma poi anche perché loro, cioè più che altro è di ultimamente. L'ho fatto vedere che abbaia continuamente, non sta mai zitto e non so, è come se fosse sempre più attivo, ma magari man mano che passa il tempo lui fosse sempre più energico, non lo so, e faccio fatica a stargli dietro, che poi lo porto fuori, non vuole girare chissà quanto, ovunque cerchiamo di andare lui se ne vuole ritornare a casa. E quindi alla fine non so neanche cosa fare. Sta uscendo il sole, spero di no, perché altrimenti qua diventa come stare all'interno di un faro. Ok, allora, la base, cominciamo con la base. È tanto che non mi faccio le unghie. D'estate di solito non le faccio le mani, le faccio solo i piedi. Però volevo farle da un po', ma non ci sono mai riuscita. Ultimamente non ci riesco tanto a star dietro a tutto. Sono un po' incasinata. Ok. Non so se a voi capitano quei periodi in cui vi siete parecchio incasinate e vi trovate un po' con la sensazione di non essere capaci, no? Di gestire tutto. Vi sembra che gli altri siano più bravi a fare qualsiasi cosa, vi sembra che facciano di più e che lo facciano meglio. E io ultimamente mi sento così. Mi sembra che gli altri siano sempre più bravi di me, riescano a gestire meglio la vita di me, mentre io sono sempre indietro, sempre in difficoltà. Sembra che ho un occhio nero e gonfio. Non è così in realtà. Vediamo se riesco ad avvicinare un po'. Più di così non riesco perché c'è il tavolo. Finito. Ultimamente mi sento così. Secondo me non sono l'unica. È bellissimo anche trasparente. Io quando ero adolescente molto spesso lo usavo anche semplicemente trasparente perché mi piaceva. Poi mia mamma aveva uno smalto trasparente che però era un trasparente rosato e mi piaceva un sacco. E questa mano è fatta. Mi piaceva tantissimo, ogni tanto me lo mettevo, però mi piaceva metterlo sopra altri smalti colorati, blu del naso, perché gli dava un leggero riflesso rosato. Era proprio trasparente, però aveva un riflesso rosato, era molto carino come smalto. E ogni tanto glielo fregavo e me lo mettevo. Non sono mai stata tipo da smalto, però ho avuto un periodo in cui ero in fissa con la nail art, guardavo tantissimi video di nail art. Sono veramente come, magari lo sono, sembra che ho un bozzo, vero? E mi piaceva mettermi lì, fare le cose particolari, no? Poi basta, è passato. È passato, è durato, boh, non lo so quanto tempo, un anno, due, non lo so.
Eh sì, avevo accumulato tantissimi smalti che ho ancora in realtà e alcuni li devo buttare perché non ce la fanno più. Però sì, mi piaceva ogni tanto, mi piaceva quando andavo a fare i miei giri al sabato. Mi piaceva tornare a casa con uno smaltino di quelli piccolini dell'Astra, che sono piccolini, erano, non lo so se li fanno ancora, piccolini così e mi piaceva, andavo. Al sabato mi prendevo una mezza giornata per me, che ero a casa sola. Vi parlo di quando vivevo ancora con i miei. Molto trasparente questo nero, mamma mia. Speriamo di non dover fare tre passate perché non ne ho voglia. Però mi sa di sì. E dicevo, al sabato mi piaceva prendermi mezza giornata in cui io uscivo. Andavo al pomeriggio, andavo in centro e mi facevo i miei giri, mi prendevo qualcosa da bere, di solito estate, qualcosa da mangiare, di solito focaccia. Magari se c'era, giravo per i negozietti, se c'era qualcosa che mi interessava me lo prendevo, di solito era o lo smaltino o dei trucchi, perché anche quei trucchi ero abbastanza in fissa, avevo un sacco di roba, la maggior parte non la usavo, come tanti. E a volte shopping se mi andava. Di solito evitavo i centri commerciali a meno che non avevo proprio necessità, se no evitavo perché il sabato pomeriggio anche no. E mi piaceva andare in centro. Poi al ritorno mi piaceva il pomeriggio, specialmente in inverno, perché fa buio presto, a me piace un sacco andare in giro con il buio, soprattutto. Mi piaceva il periodo di Natale con tutte le lucine, mi piace un sacco, ma il periodo di Natale andare in giro. Quando è già buio, e poi passavo al supermercato e mi prendevo qualcosa per la cena o comunque per il dopo cena, magari mi prendevo qualcosa da bere, mi prendevo. È molto trasparente. Non so se si vede in video, ma è molto trasparente. Spero che con la seconda passata vada bene e non doverne fare una terza perché non ne voglio. E mi prendevo tipo le Pringles e l'estate. E magari mi prendevo una pizza, a volte me la prendevo in pizzeria se avevo voglia, se no mi prendevo quella surgelata, mi prendevo la pizza della Cameo. E mi guardavo qualcosa in TV perché ovviamente ancora non c'erano le piattaforme streaming e quindi mi guardavo qualcosa in TV e mi piaceva passarmi le mie seratine in solitaria, mi piace un sacco. Poi mi manca fare queste cose, ma non saprei come fare. Comunque lì era facile perché comunque essendo in città, cioè, ce l'avevo lì. Beh, non le facevo neanche, cioè da quando sto qua in Liguria non le facevo neanche quando ero. Diciamo che da quando sono in Liguria la mia vita è stata stravolta perché mi sono ritrovata, cioè non che non mi piace, sto benissimo qua, però mi sono ritrovata in un ambiente che, ho fatto strike, che è totalmente diverso da quello in cui sono cresciuta e quindi ho dovuto riadattare tutto, no? Tutte le mie abitudini, tutto. All'inizio ho fatto una fatica enorme perché a parte che non capivo tante cose, cioè non è che sono andata chissà dove, cioè dalla Lombardia alla Liguria, però. Non lo so, tante cose sono veramente di super diverse e quindi all'inizio tante cose non le concepivo, mi facevano anche arrabbiare, mi facevano tanto strano, ma anche le abitudini, no? Qua, che hanno qua le persone, a me ho fatto fatica anche ad abituarmi a certe cose. Vedevo anche tutti molto calmi, tranquilli, a fare le cose con calma, mentre io correvo, correvo, correvo e mi scazzavo. Perché gli altri facevano con calma mentre io avevo fretta. Fretta di che? Non si sa, però se vivi a Milano lo sai, vai fretta. Hai fretta anche se non hai fretta. E mio marito la prima volta che è venuto mi fa, ma dove corrono tutti? E che ne so, corrono, devi correre. E quindi all'inizio ho fatto fatica. Ma non soltanto per. Oh, sta ricalando. Perché comunque le persone così, ma anche le abitudini, cioè quando vai a convivere ti ritrovi con una persona che ha delle abitudini totalmente diverse dalle tue, no? E a me tante cose mi facevano troppo strano, tipo, che so, se usciamo al pomeriggio, subito, dopo mangiato, via, veloce, neanche il tempo di
lavare i piatti, sistemarsi, no? Via subito. Mentre io ero abituata con calma a uscire un po' più tardi, prima magari sistemare, fare qualcosa. Infatti ogni tanto mi impunto e dico no, si esce più tardi perché io voglio stare fuori casa con il buio, specialmente a novembre-dicembre quando iniziano a esserci le cose di Natale. Perché se tu vai in giro di giorno, le luci non le vedi mai e non ti sembra Natale. Invece, se vai in giro al pomeriggio tardi, le luci le vedi e ti rendi conto che è Natale. Ma questi capelli fanno veramente schifo oggi. Ieri erano bellini. No, peggioro la situazione così. Vabbè. Perché cioè, piove, ma non ho preso pioggia, eh. Però c'è umidità e quindi fanno schifo. E quindi a me piace fare queste robe, mentre mio marito è più da uscire subito di corsa e arrivare a casa presto. Io invece arrivo a casa presto e poi non ho voglia, cioè dopo la giornata, il pomeriggio in giro non ho voglia di mettermi lì a sistemare, fare a dire. Quindi preferisco farlo prima e uscire così che quando torno, cosa bellissima, la casa è pulita, è ordinata, no? Mentre io odio tornare a casa con la casa in disordine, ma secondo me tante di voi mi capiranno, però è una cosa che secondo me gli uomini non ci pensano più di tanto. È una cosa che loro non riescono tanto a concepire. Devo mettere la legna nella stufa. Ecco, mi scusate. La stufa a legna è bella, però ti tiene costretto a stare vicino. Perché devi continuamente caricarla. Ok, facciamo anche qui la seconda passata. La terza sarà obbligatoria. Perché anche con la seconda lo vedo molto trasparente e non mi piace. Cioè, non è un nero molto carico, è un nero molto sbiadito. Cioè, avete presente quando pitturate il cancello del giardino di nero? E all'inizio è fighissimo, poi con la pioggia, le intemperie e tutto quanto, diventa sbiadito. Uguale. Nero cancello del giardino. Cosa c'è, Cookie? Siamo appena tornati. Sto facendo 1 minuto perché ho visto che qualche volta 30 secondi non. Madonna, che brutti. Non mi sembra che mi bastino, quindi facciamo 1 minuto. Ci abbiamo compagnia, voi non lo vedete, ma qua c'è Cookie che mi fissa così. Esco d'insola. E siamo appena tornati dalla passeggiata. Attento che mi butti giù tutto. Quindi non è necessario stare qui così, ma io ce l'ho tutti i giorni addosso. A volte sono sincera. Io adoro i miei cani, però a volte mi fanno sclerare perché ce l'ho tutto il giorno addosso. Qualche volta gli dico, ma andate da Papino, c'è sempre da me qualsiasi cosa. Cioè, lui non esiste praticamente, esiste solo quando non c'è. Quando non c'è, disperati, urlano, sembra la fine del mondo. Quando invece c'è, è come se non ci fosse, non esiste, non lo calcolano minimamente. E mi fanno incavolare a volte, perché dico, cavoli, cioè, a volte anch'io ho da fare, a volte, sempre. Ma con l'ora e mezzo tante volte mi viene impossibile, tipo prendere l'uncinetto in mano per fare qualcosa, andare un po' avanti, visto che sono 2 settimane che salto e molto probabilmente salterò per la terza i video su Magic Crochet. Loro arrivano e si mettono lì, mi chiedono le coccole. Molto probabilmente per loro non sto facendo niente, quindi posso calcolarli. Secondo me ragionano così, molto probabilmente loro mi guardano e dicono ok, adesso non hai niente da fare, quindi coccolami. E adesso mi sono seduta qua, hanno iniziato, sono venuti qua, ho iniziato ad abbagliarmi, no, mi sono arrabbiata, ma Eddie ho sgridato, alla fine si è andato su. Cookie non se ne va, Cookie mi sta qua incollato, adesso lui è qui sotto di me, in piedi. Dovrei iniziare ad andarmene un po' più spesso, anche solo per mezz'oretta. E lasciarli di più a casa. Io a volte lo faccio, ma non è che posso stare sempre fuori tutti i giorni, chissà quanto tempo. Le riprese fuori le faccio quando c'ho anche loro, ne approfitto in modo da non dover uscire doppie volte perché mi porta via tanto tempo e non mi va di togliere del tempo alle loro passeggiate per poter uscire per conto mio, quindi alla fine non lo faccio mai e così loro sono abituati ad avermi sempre qua, ma non va bene questa cosa perché diventano sempre più appiccicosi e non mi fanno vivere praticamente.
Perché è bello quando sei sul divano, se ti metti lì vicino, ma loro mi stanno letteralmente addosso tutto il giorno. Cioè, molto spesso magari sono lì che lavo i piatti, aiuto. E Cookie mi viene proprio lì, tra i piedi e sta lì. Questa cosa non va bene che siano così tanto appiccicosi. Ieri sono uscita da sola. E li ho lasciati un po' perché dovevo fare il video. Non so quanto sono stata fuori. Credo di non essere stata fuori più di un'ora. Perché poi, ieri non dava pioggia. Per quello che ho detto, devo approfittarne e andare. Perché non dava pioggia. Esco, vado nel bosco a fare le riprese che mi servivano nel bosco. Comincio a sentire il rumore di acqua. Ho detto, boh, sarà. Magari il vento muove le foglie sono bagnate, fanno cadere l'acqua, no? No, stava iniziando a piovere, è iniziato a piovere, è anche forte, ho detto no, che cavoli, non me ne frega niente, fa niente, rifaccio tutta la pioggia, sono un attimo passata da casa che avevo dimenticato una cosa e poi sono riuscita. Me ne sono fregata della pioggia e ha smesso praticamente subito, avrà piovuto 5 minuti e poi è arrivata una nebbia che... Purtroppo non sono riuscita a riprendere più di tanto, però secondo me era bella, ci sarebbe potuta stare. Però il telefono non riprende tanto bene la nebbia, se non è super fitta quella nebbia proprio pesante, non la riprende bene. E quindi niente, mi dispiace, perché secondo me ci stava, però purtroppo sono venute delle riprese limpide. Oggi siamo, non mi ricordo, forse 16, 17, non lo so. E non vedo l'ora, non lo so se stasera farò altre riprese. Ho fatto 3 passate e il risultato è questo. E non è male, dai. Non è un nero super nero. Io sono abituata al nero degli smalti classici, è molto più nero. Però va bene, tanto per quello che mi durerà. Vediamo stasera, non lo so perché adesso dobbiamo girare stasera un video per imparare vivendo. Quindi non lo so dopo come mi sento, perché mi devo preparare, mi devo vestire, mi devo truccare, fare i capelli, che poi ho il personaggio secondario, sono due personaggi, entrambi protagonisti, però il secondo personaggio l'ho pensato con i capelli a caschetto, mossi e senza frangia, quindi dovrò fare tutta quanta una pettinatura per nascondere la frangia, la nasconderò tutta quanta di lato in qualche modo. Con le forcine, poi dovrò pinzare i capelli, non lasciare in qualche modo e farli mossi. E devo vedere, mi ci vorrà un po' a prepararmi. Oggi cos'è? Mercoledì, noi dobbiamo scendere domenica, quindi il tempo ce l'ho anche perché poi martedì non siamo. Eddie, per favore! Martedì non siamo più scesi, per fortuna, perché non era una cosa urgente, quindi visto che non era una cosa urgente, anzi in realtà non era proprio necessaria perché si è risolto facendo tutto tramite telefono, meglio così, almeno ho potuto fare con calma. In realtà poi le riprese le ho proprio fatte martedì apposta perché ho detto vabbè, allora devo fare il top coat. Io ho sbagliato, ho posto la salviettina, non l'avrei dovuto. Vabbè, mi sono distratta, pensavo di aver finito un passaggio. Pazienza. Pazienza, è andata così. Vabbè, fa niente. Tanto non mi serve per fare chissà che cosa, è giusto che... Ho sempre i peli, ci devo avere. Giusto per girare il video mi serve avere lo smalto. Perché se non fosse stato per il video molto probabilmente l'avrei messo, ma di un altro colore, non nero. Anche se mi piace lo smalto nero tanto. Ho fatto un periodo in cui usavo solo smalto nero, a volte il rosso, però principalmente il nero, perché ho fatto una fase punk. Sì. Io ho avuto una fase punk come Converse, i jeans strappati. Era il periodo dei jeans a zampa, quindi... Avevo jeans larghi strappati che me li strappavo io e tutti quanti mi rompevano le palle perché i jeans erano strappati,
Indossavo le magliette coi teschi, collana col teschio, poi avevo un braccialetto troppo carino che mi aveva fatto mio fratello. Se era fatto per lui mi era piaciuto e me l'aveva fatto anche a me. Era fatto con una catena, aveva preso un pezzo di catena e aveva preso un po' più piccolo rispetto al polso e il pezzo che avanzava unito con un filo nero. Era semplicissimo ma molto carino, mi piaceva. Soprattutto abbinato, cioè ci stava bene col mio look. E avevo la cintura con le borchie, la borsa, avevo la borsa di Emily. Ricordate Emily la strana? Qualcuno di voi la conosce? Io mi ero comprata la borsa in un negozio di skateboard, che era bellissimo quel negozio. Forse lì avevo comprato anche le scarpe, avevo comprato le Converse viola. Avevo le Converse viola che all'inizio non mi piacevano perché erano nuove, non faceva punk, dovevano essere rovinate. Infatti a me piacevano le cose dopo, quando ormai si erano rovinate. All'inizio mi piaceva. Io avevo le felpe con i teschi, tutte queste robe qua, e mi piacevano. In realtà mi piacciono ancora. Però le persone continuavano a rompermi le scatole. Mamma, perché ti vesti così? Ma sei una signorina, hai lo smalto nero. Che pesantezza, era un continuo, io mi incazzavo, dicevo, ma sarò libera di vestirmi come voglio? Però non gliene fregava niente, continuavano lo stesso. Allora, consigli, mettetevi il guantino per proteggervi le mani, tutto quanto, ok? Io non lo faccio perché non ne ho voglia, ma anche perché con i guanti divento impedita, non so fare più niente. Tanto lo metto una volta ogni tanto, quindi. Però se vi fate sempre le unghie, magari mettetevi dei guanti per proteggervi la mano. Ok. Top coat messo. Ora devo aspettare un momento e poi passare la salviettina. Però intanto mi metto la base da quest'altra parte. Così. Nel frattempo non devo aspettare senza fare niente. Sì, comunque veramente lo smalto così. Allora, per me che non è una cosa che faccio ogni giorno, non è un problema di rovinare le unghie e cose del genere. Posizioni comode. Perché tanto quella volta che lo faccio non è un problema. Però devo dire che la svolta, cioè per me. Perché lo smalto si asciuga subito e per davvero. Io mentre prima, quando usavo lo smalto normale, dovevo stare lì così. Oh, non si asciugava. Quando sembrava asciutto, andavo, ci lasciavo l'impronta. Ogni volta. Oppure sembrava perfettamente asciutto, perché magari col dito toccavo, andava bene. Passavo la mia vita, tutto quanto, andavo a dormire, la mattina c'era il segno dei capelli. Che cavolo, è possibile? E quindi non era mai perfettamente liscio, pulito. Mentre questo si indurisce completamente, sto a posto, mi trovo bene. E a proposito di smalti che non asciugano, vi racconto un aneddoto. Una volta io e mia mamma eravamo in giro, abbiamo visto un capannone di quelli tipo industriali, no? Dove aveva aperto un negozio, dove c'era una specie di negozio. Siamo entrate per curiosità a dare un'occhiata ed era tipo, non si capiva se era usato. Oh, no, più che usato secondo me era di quei posti che avevano tutte quelle robe prese in stock dai negozi, tutte le rimanenze, le robe. Quindi secondo me era roba nuova, ma di quel genere lì, no? Perché si vedeva che c'era anche della roba un po' datata. E io, siccome che il tipo non ci mollava, era di una pesantezza, ci ha seguito per tutto il negozio ed era grande, ma un capannone grande. E continuava a chiacchierare, a dire cose, ma era di un'antipatia allucinante. Non ci lasciava stare un attimo, non ci lasciava guardare niente. Alla fine ci siamo comprate comunque qualcosa. Io avevo preso uno smalto e adesso avevo preso uno smalto marrone tipo color cioccolato che volevo da tanto tempo, ma non trovavo tanto, così fa molto male. E che non si asciugava mai, letteralmente mai. Tra l'altro era super trasparente, dovevo per forza dare tre passate e questa cosa peggiorava la situazione. Pesantissimo,
praticamente alla fine ho iniziato a non usarlo, anzi ho smesso di usarlo e ce l'ho ancora. E niente, mi ricordo sto tipo che ci seguiva per tutto il negozio e mi ricordo che mia mamma gli aveva dato come campioncino una crema anticellulite, facendo una battuta del tipo a te no che sei giovane, questo lo do a te. Cioè riferendosi a me ha detto a te no che sei giovane e poi l'ha dato a mia mamma. Cioè, boh, io non lo so. Una roba, non lo so, cioè vabbè, sarà anche una battuta, ma di pessimissimo gusto. Fa male stare in questa posizione. Ah, tra l'altro non avevo finito, scusa. Vabbè, pochi secondi in meno non saranno un problema. Ok, passiamo al colore. Prima passo la salviettina. E niente, mi era venuta in mente sta roba. A proposito di smalti. Perché avevo comprato questo smalto lì. Pessimo, veramente pessimo. Io non lo so, alcune persone sono di una pesantezza. Passi da quei commessi che ti ignorano e magari anche quando gli chiedi qualcosa sono scazzatissimi, a quelle persone che invece ti assillano, ti seguono e non ti mollano un attimo, che dici, mi fai guardare, ma io che ne so. Capisco che magari c'è chi ti vuole aiutare. Ma se non so manco io cosa voglio, come faccio a dirtelo? Ti guardo, se c'è qualcosa che mi piace, piuttosto e non riesco a far da sola, te lo chiedo. Una volta ho fatto un colloquio. Ok, scusate l'interruzione, ma i cani hanno iniziato ad abbaiare, io ne ho approfittato per mettere la legna nella stufa. Dicevo, una volta ho fatto un colloquio in un negozio di vestiti, in un centro commerciale. L'offerta non era malissimo, perché era di 6 ore, e per 6 ore di lavoro, no, erano 4 ore di lavoro e mi davano 600 euro. Secondo me non era male. Solamente che il contratto era breve, io gli ho chiesto, ma comunque lo rinnovate? E ora mi dicevano, ma sai, non lo so. Per praticamente io avevo già un lavoro col contratto a tempo indeterminato e non volevo lasciarlo, cioè volevo tenermelo e farne un altro in più per sicurezza, no? E però loro mi dicevano, io gli avevo detto se potevo, comunque, ma io avevo già un altro lavoro, se potevo mantenerlo. Loro mi dicevano, non sai, perché se sfori le ore, io dicevo, vabbè, ma sono poche ore al giorno, cioè nel senso. Poi posso dare la disponibilità che voglio, quindi eventualmente farne solo due al giorno. Giusto per non perderlo, no? E allora, sai, non so, vabbè, vediamo. Vabbè, comunque ho dato, ok, ho detto, va bene, se nel caso io comunque sono disponibile, ma non mi hanno richiamato. Quando mai? Se non dai la disponibilità totale, a dire sì, mi prostro ai tuoi piedi, non va bene. Però, scusatemi, con 600 euro uno non ci vive. E se tu non mi dai la possibilità di fare un altro lavoro, io con 600 euro non posso vivere. Cioè, va bene tutto, però io ti dico, va bene, ci sto, però comunque ho un altro lavoro. Forse sbaglio io a dirlo, so, non avrei dovuto dire niente, avrei dovuto farmi gli affari miei e poi arrangiarmi. Vabbè, ma comunque tanti anni fa e ancora tante cose, non ci pensavo. Eddie non ce la fa stare zitto. Che ci siamo ritrovati qua, no? Ma sia dove vivevamo prima che nella casa ancora prima, litigare con i vicini. Ma il cane abbaia. Che poi lui, tra l'altro il vicino che abbiamo avuto dopo, ci aveva anche detto che ha gli orari da condominio. Ce l'ha detto scherzando, non era di quelli che si lamentava. Perché quando gli abbiamo parlato di quella prima di loro che si lamentava, fa ma come? No, io non lo sento mai. Esco al mattino presto, non lo sento mai. E infatti noi abbiamo detto, ma lui prima delle 10 non lo senti. E la sera dopo le 6 basta. E prima, adesso non gliene frega niente da quando siamo qua, però qua non c'è nessuno. C'è vicino più avanti là, però saranno 20 metri e anche il suo cane abbaia, non penso che li sente. E il vicino qua sotto che c'è da poco. E lui forse lo può sentire di più. Ma non è una cosa esagerata. Comunque con queste case non è che si sente tantissimo. E quindi secondo me era proprio alcune persone che dovevano fare.
Devo rompere le palle. Ok, ho quasi finito, sono la terza passata anche qui. Lo sto mettendo malissimo sulla destra. Una volta ero bravissima anche con la sinistra, ma ora che non sono più abituata non mi viene bene. Vabbè. Ok, scusatemi, ogni tanto taccio. Perché mi devo concentrare? Mamma mia, non sopporto di vedermi i capelli. Io sono sta fissa di capelli che devono essere a posto, anche se poi in realtà sono sempre incasinati. Quando vado in giro, sempre a guardarmi nelle macchine, nelle vetrine. Vabbè, adesso quando vado in giro sono sempre in macchina. Però una volta, quando ero sempre in giro a piedi, sempre a guardarmi. Anzi, questa forse è una cosa che del vivere qua. Un pochettino mi manca muovermi a piedi, perché non mi piace prendere la macchina, mi piace muovermi a piedi. E qua non posso farlo, perché dove vado? Cioè, sì, mi faccio le passeggiate, ma per fare le cose, commissioni, cose così, non posso farlo a piedi. E qua, ma in generale è un problema che qua in Liguria c'è tanto, almeno dove ho vissuto io, perché anche dove, quando vivevo a Maltaggia, stessa cosa. Non potevo fare niente, al massimo in farmacia, il panificio e basta. Ok, terza passata fatta. Adesso mettiamo il top coat, ci sto mettendo, sono a 40 minuti. Diciamo che un'oretta tra impieghi, ti devi prendere un'ora e ce la metti. Una volta una persona mi ha detto troppo tempo per toglierlo e non permetterlo, perché per toglierlo devi stare 10 minuti, però vabbè, per quello che ti dura, ho sbagliato. Ho sbagliato perché il pollice non avevo fatto la terza passata. Va bene lo stesso, dai. Per quello che ti dura anche per se per toglierlo ci metti tanto, va bene. Cioè, se dura 2 mesi, se sì, 2 mesi magari. Se ti dura 1 mese, anche che ci metti qualcosa in più per toglierlo, per me non è un problema. E a me di solito mi si rovina quando magari tiro giù i bancali dalla macchina che me lo stacca proprio un pezzetto, no? Se non durerebbe anche di più. Il problema secondario per me è che le unghie mi crescono ad una velocità assurda. A me pochi giorni ho già le unghie lunghissime, quindi mi sa che la stufa ha deciso che basta. Ogni tanto fa così. Se no, se avete le unghie che crescono lentamente, anche più di un mese. Ah, dai, infatti io dopo un mese ce l'ho praticamente che. Ah, mezza unghia. No, mi sa che basta questa stufa. Bimbi, mettete un po' di legna nella stufa. Dai, che ho finito. No, mi piace ogni tanto, però dopo un po' mi stufo. Ok. Per fortuna il sole è andato via. È stato proprio un momento. Non ho ancora finito la tendina lassù perché ho finito il filato e quindi l'ho interrotta. Ma anche perché poi ho iniziato a fare cose per Magic Crochet e ho lasciato perdere tutto ciò che non era per quel canale lì. Tutto ciò che era per me è in stand-by, messo da parte. Però ho in mente un altro progetto. Stamattina mi è venuto in mente un altro progetto. Stavolta una gonna. Però vedremo. Dai, su, che devo andare a mettere la legna nella stufa prima che si spegne. Anche se mi sembra che si sia già spenta. E poi io la legna, secondo me. A volte fa così, anche che ci metti la legna e si spegne. Così, da sola, non ho più voglia. Basta. Devo anche dare l'acqua a Eddie. Adesso te la do. Anche perché lui, se subito non ti spicci, che non sei a sua disposizione subito veloce, fa un casino assurdo. Di puoi aspettare un minuto? Che non ti disidrati? Fa male il polso. Allora, io poi la stufa è ripartita. Basta! Io poi ho questo pennino che praticamente c'è un orietto alla lavanda. Che sa proprio di lavanda, che si mette intorno
all'unghia per idratare per bene. Un attimo, Eddie, adesso te la do l'acqua. Vado a dargli l'acqua. Ok. Allora, passo un attimino prima la salviettina. Di olio se esce, questo mi piace tanto. Ogni tanto me lo metto di mio perché è proprio profumato. C'ha il pennellino, solamente che sta cosa non, boh, non capisco come funziona, perché a me non sembra che, cioè dopo un po' non esce più niente. Quindi non capisco. Ah, eccolo. È uscito. Anche troppo. Vabbè, tanto adesso che ho finito, poi vi saluto perché tanto basta. Eddie ha deciso che non può stare zitto. Vero? E poi va un attimino massaggiato, anche perché ne ho fatto uscire troppo. Pronte per essere fritte. Ed ecco qua il risultato. Carine, molto unte. Sono così lucide perché ho messo troppo olio. Vabbè, tanto olio. Eddie! Mamma mia, non ce la fa! Che poi la sera appena si è addormentata crolla. Ieri sera è crollato. Io ho fatto anche la foto, non si è accorto di niente. Ma crolla di brutto, è proprio pesante, pesante. Vabbè, tanto adesso poi mi vado a lavare le mani. Che poi è un controsenso, mi metto l'olio e poi mi lavo le mani. Vabbè, magari aspetto un po' e poi mi lavo le mani. Così che l'olio agisce un pochettino. Ok, basta. Io vi ringrazio per avermi tenuto a me compagnia mentre mi facevo le unghie. Anche se non siete qui dal vivo, è un po' come se lo foste. Spero che queste chiacchiere vi abbiano intrattenuto abbastanza di non avervi annoiato. Io vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!